gentili telespettatori, tifosi di tutto il mondo, tifosi vicini, tifosi lontani, ma soprattutto tifosi napoletani, che vuol dire che fa? Allora, innanzitutto, al di là della sconfitta, buon anno, buon 2023, mi auguro che abbiate passato delle splendide vacanze di pace e serenità, che poi in particolare quella è la cosa più importante, la pace e la serenità, al di là della nostra passione calcistica, direi, per il nostro Napoli. Purtroppo è arrivata la prima sconfitta per gli azzurri, una sconfitta che ha fatto che io rido perché ha gioito tutta Italia come se avessimo perso già lo scudetto. Io glielo lascio pensare perché poi comunque alla fin fine siamo solamente alla prima giornata. In un certo senso era l'Inter quella che doveva dimostrare e alla fine purtroppo però sono riusciti a portare il risultato a casa visto che il Napoli non ha appunto fatto la prestazione che ha fatto in questi lunghi mesi. È stato un Napoli molto che nel primo tempo secondo me per quanto riguarda il possesso palla ha stradominato sull'Inter però poi in effetti le tre occasioni più le tre occasioni più gloriose se ne registrano tre in particolare almeno da un mio punto di vista l'azione di Lukaku Di Marco e Darmian, che secondo me è stata alla fin fine quello più clamoroso forse di gol mangiato dall'Inter, veramente. Storia, ragazzi, dico una cosa: storia vista e rivista altre 200 volte. Ormai io l'avevo messo in conto, purtroppo, mi dispiace dirlo, che poteva succedere una cosa del genere, ma non perché. Come qualcuno che dice che uno vuole portare Iella o roba del genere, ma semplicemente perché da un po' di anni a questa parte che noi contro l'Inter a Milano non riusciamo a dare quella prestazione in più. Un po' perché secondo me andiamo lì troppo motivati, un po' perché comunque ci dobbiamo rendere conto che comunque le milanesi sono tornate. Noi purtroppo eravamo abituati ad andare una decina d'anni fa, 5-6 anni fa, a giocare con un Inter che comunque era abbastanza in crisi in confronto a questa degli ultimi 2-3 anni, che comunque fa non proprio un ottimo calcio, ma comunque è una di quelle squadre italiane che può ambire in Europa a fare comunque bella figura, voglio dire. Quindi in un certo senso ci sta come una sconfitta perché comunque abbiamo perso con una big e poi il Napoli alla fin fine una partita purtroppo la doveva perdere perché poi non possiamo vincerle tutte. Anche la Juventus di Conte perdeva qualche partita, voglio dire, quindi comunque ci può stare. Però il Napoli nel secondo tempo ha fatto ben poco e questo lascia molto a desiderare. Forse le occasioni più ghiotte del Napoli ci sono state con Anguissa nel primo tempo e Raspadori il tiro finale, perché poi quello è stato in effetti il secondo, l'unico tiro nello specchio della porta dove Raspadori appunto ha tirato centrale. E Onana comunque ha parato e quindi anche qui storia rivista come l'anno scorso che Handanovic fece quella parata incredibile al 90° su Mario Rui che il Napoli perse 3-2 dopo che l'aveva riaperta clamorosamente dopo una prestazione appunto brutta, bruttissima. E quindi purtroppo è andata come non doveva andare, però come si dice il ciuccio è ferito ma non è morto, quindi ora il Napoli giocherà appunto domenica con la Sampdoria a Genova alle 6, una partita che sarà comunque per alcuni sembra più semplice, ma non è vero perché la Sampdoria sicuramente ci darà filo da torcere visto che comunque si deve salvare. Quindi vedremo come andrà e poi potremo giudicare se appunto la sconfitta di Milano del Meazza sia stata solo appunto un come si può dire, una sorta di appunto un incidente di percorso, ecco, e oppure purtroppo il Napoli c'è qualcosa che non va e che bisogna riguardare per riprendere il passo di qualche mesetto fa. Quindi passiamo alle pagelle. Meret direi che comunque è 8, perché pure se stava in una cattiva forma, che aveva qualche lieve linea di febbre, 37 me, qualche decimo di febbre, comunque è sceso in campo, ha giocato bene, ha fatto una grande parata su Di Marco che ha salvato un gol che poi si doveva controllare dal VAR se era fuori gioco o meno, attenzione.
Rachmani, direi 5 meno meno, perché gli do 5, perché raga, 5 meno meno, perché comunque una cosa si è vista e certa. Rachmani purtroppo, secondo me, titolare, non può partire ancora, non ha recuperato quella forma, perché Dzeko comunque lo ha fulminato sul colpo di testa. Quindi veramente Kim poi 7 meno, perché poi anche lui un po' ha lasciato a desiderare. Per quanto riguarda Oliveira, ha fatto qualcosa, comunque 6 e mezzo, bravo Oliveira, direi. Di Lorenzo 6, la sufficienza comunque. Lobotka 6 meno, mi dispiace, però purtroppo, perché l'Inter comunque ha incastrato praticamente Lobotka. Il Napoli poi in particolare ha questo difetto, che quando incontra squadre che sono in grado proprio appunto di bloccare il centrocampo del Napoli, non riesce a girare bene. Questo è una cosa che bisogna lavorarci, insomma. Anghissà 6, sufficiente comunque, perché poi comunque qualcosa ha fatto. Zielinski, il solito Zielinski, che appunto, mamma mia, sempre sempre errori, sempre errori, 5 e mezzo. Politano 5 e mezzo, non mi è piaciuto tanto. Osimhen, mi dispiace dirlo, 4, perché purtroppo non si è proprio visto, non ha proprio giocato, è stato quasi assente Osimhen. Kvaratskhelia 5 meno, perché non ha fatto una delle migliori prestazioni, però ha preso tantissimi calci da Skriniar, che può fare sempre quello che vuole, non viene mai ammonito, non si sa perché, è proprio, sembra vietata l'ammonizione a Skriniar, non so quanto veramente sia stato appunto indirizzato bene l'arbitro Handanovic, da non poter appunto di non dover ammonire Skriniar. È una nuova cosa che gli hanno dato a Sozio, che non deve ammonire Skriniar. Vabbè, lasciamogli fare tutto quello che vuole, ovviamente, perché gioca nell'Inter, si chiama Inter, e quindi bisogna essere favoriti, ovviamente. Simeone ha fatto ben poco, non dovuto. Raspadori ci ha provato, 5. Elmas completamente sempre inesistente, tutti mo che si sono esaltati per quel lavoro lì che ha fatto, però ragazzi, ma alla fine, ma c'è che ha fatto Elmas, c'è proprio. Ndombele ha fatto qualcosa, 5 e mezzo. Lozano pure lui 5 e mezzo, perché qualcosa ha fatto, però comunque il Napoli ha giocato male. Spalletti 5 e mezzo, perché deve comunque riguardare la squadra. Sozza 3, perché ci sono stati, perché ecco, non è stato dato nessun cartellino a Skriniar, e a Kim adesso sì. E Kim adesso purtroppo rischiamo che, se riceve un'ammonizione con la Sampdoria, non lo abbiamo per la Juventus. E pensate un po', Skriniar che fa quei falli non viene ammonito, e Kim che ovviamente gioca nel Napoli viene ammonito, perché il Napoli deve essere penalizzato. Ovviamente siamo sempre alla solita storia. Per carità, non voglio giustificare la sconfitta del Napoli con l'arbitro, perché purtroppo non abbiamo giustificazione, abbiamo giocato male e tutto, però vogliamo che in campo vengano prese gli stessi provvedimenti anche per gli altri, e non solo per alcuni, perché si chiamano Napoli e Inter. Quindi, onestamente, e non solo, quindi vogliamo che vengano prese le stesse decisioni per tutti, e non solamente per Inter, Milan e Juve, che ovviamente sono sempre privilegiate, a differenza del Napoli, su alcune decisioni tra virgolette arbitrali. Quindi, che dire, ragazzi, io vi saluto. Buon fine settimana, buona Epifania. Spero che abbiate passato. E forza Napoli sempre. Testa Genova adesso con la Samp, che sarà una partita tosta. Ciao, state bene.